Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Oggi siamo venute ad invadere gli uffici di Samsung perché finalmente è il giorno del Note 8. L'abbiamo qui fra le mani, è bellissimo, ve lo garantisco, se il fuoco mi permette di farvelo vedere. Vetro davanti, vetro dietro per questo Galaxy Note 8. Il display è da 6.3 pollici, è Super AMOLED ovviamente, risoluzione Quad HD Plus, quindi vuol dire 2960x1440 pixel. Praticamente potete fare tutto quello che volete su questo dispositivo, ci sta tutto. Avete anche il multischermo, quindi potete comodamente utilizzare due applicazioni. Per farlo ovviamente dovete tenere premuto il pulsante multifunzione. La novità rispetto alla Galaxy S8 sta nel fatto che potete addirittura scegliere dei preset di applicazioni che potete affiancare, quindi ad esempio internet con le vostre email o i messaggi con YouTube. Sotto la scocca di questo bellissimo Galaxy Note 8 troviamo il processore Exynos 8895 accompagnato da 6 GB di RAM, ci potete fare veramente la qualunque, e 64 GB di memoria interna. Lo so, sembrano pochini, ma in realtà la memoria è espandibile fino a 256 GB, quindi vi basta comprare una micro SD di quelle super potenti e potete davvero archiviare anche i filmati più pesanti, filmati che potete girare con la fotocamera. La fotocamera posteriore da 12 megapixel è doppia, con flash LED, zoom ottico 2x e zoom digitale fino a 10x. L'apertura è f1.7 e la stessa cosa vale per la fotocamera frontale, che questa volta è da 8 megapixel con HDR automatico e ovviamente autofocus, così potete fare dei selfie meravigliosi. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo il Wi-Fi, il Bluetooth 5.0 che vi permette di connettere più dispositivi contemporaneamente, e il mio adorato USB Type-C. A bordo c'è la versione Android 7.1.1 Nougat. La batteria infine è da 3300 mAh, mi sarei aspettata qualcosina di più, ma confido che il telefono sia ben ottimizzato e quindi non abbia grandi problemi ad arrivare a fine giornata, anche perché questo schermo suppongo non consumi pochissimo. Ovviamente è un Note, quindi abbiamo il pennino. Queste sono le funzionalità che potete, a cui potete accedere soltanto estraendolo il pennino, quindi una volta in mano siete pronti per scrivere le vostre note, i messaggi live, le traduzioni e accedere a Bixby Vision. Praticamente potete fare qualsiasi cosa, una volta che lo reinserite lui capisce che non vi serve più e quindi cancella il menu. Per quanto riguarda la disponibilità, sarà disponibile in Italia in due colorazioni, quella che abbiamo in mano in questo momento, che è la versione Midnight Black, ci sarà anche una versione oro se vi sentite particolarmente tamarri. Il prezzo non è ancora noto, sappiate che è possibile preordinarlo a partire da oggi 23 agosto e in vendita lo troverete invece a partire dal 14 di settembre. L'unica cosa che volevo aggiungere è che il telefono è dual SIM, verrà venduto dual SIM sull'open market, mentre gli operatori avranno la versione con la SIM singola. Quindi dipenderà ovviamente dalle vostre esigenze. Direi che è tutto, io penso che adesso glielo rubo questo telefono bellissimo. Mi sono dimenticata di dirvi che ovviamente qui c'è il lettore di impronte. Noi ci vediamo al prossimo video.